un paese razzista che però sta migliorando. Non voglio... Yo guys, what is good? What is popping? Welcome back to another video. It's your boy Official, and in today's video we are going to be talking about one Nigerian Italo volleyball player who is Paola Egochi Egonu. Because these people, even if you are black and you are Italian, they don't see you to be Italian, they always see you to be black. In fact, her issues raised up last year about racism. After they finished playing their tournament, they were asking her whether she is Italian or she is not Italian because the color is black. Even if you are having the citizenship and your color is black, these people don't consider to see you as Italian. So sometimes I feel bad for this our brothers and sisters who are having Italian citizens, but they see themselves to be Italian. These Italians, they don't see you to be Italian. So far as your color is black, they see you to be black person. Now her issues, as I said before, raised up last year about racism issue, and this year this our sister got a platform where she was able to share her feelings. In fact, at the end of the day, she said Italians are not racist. Paola Egochi Egonu is an Italian volleyball player. She plays for Turkish volleyball club Vakıf Bank SK and was part of the Italy women's national volleyball player until 2022, when she considered leaving the team allegedly due to racism. Last year she got an issue about this racism issue. They were asking her whether she is Italian or that and that and that, and at the end of the day, this our sister decided not to play again. But early this year she got a platform, a big platform, where she was supposed to show her feelings that this country really racism exists. This our sister was saying racism exists, but Italians are proving what proving. In fact, if the fact is there, we have to let them know the fact. If you get this kind of platform, you don't have to say they are this, they are that. You have to show your feelings, you have to share your feelings. You have passed. What about the young ones that you go to Italian sports? People who are performing better, they are always blacks. But at the end of the day, they will not appreciate them. Let's watch the last year video where they were asking her, is she an Italian, and she was even crying. Let's watch the video. When we are back, we will give you the current video of this year. Let's watch the video. I hope you have seen the video. So that was the last year video when she was saying that she will leave the team because they are asking her whether she is Italian because of racism, this kind of thing. But this year she got the platform, and this same our sister was saying these people are not racism. Let's show the video. When we are back, we will give you the rest of the update, so stay tuned. Sì, però questo non vuol dire che tutti quanti sono razzisti o che tutte sono delle persone cattive o tutti sono ignoranti. Però se c'è razzismo... In quale percentuale? Sì. Vabbè, non stiamo facendo la statistica, Io non intervengo mai durante gli interventi degli altri, ma non siamo qui a fare un questionario banale a una persona che è appena arrivata. Esatto. Per favore. Risponde con calma. Sta rispondendo con calma, però. C'è la percentuale dello studio universitario. Va bene, per aiutarla. Facciamo parlare Paola, dai. Come hai detto, secondo me è un paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, però semplicemente dire come stanno le cose. Spinelli, Webex. Spinelli, scusa. Questa sera non sono qui a dare lezioni di vita, perché alla mia età sono più le cose che posso imparare di quelle che posso insegnare. Da bambina ero fissata con i perché. Perché sono alta? Perché mio nonno vive in Nigeria? Perché mi chiedono se sono italiana? Poi sono diventata grande e i perché sono continuati. Perché mi sento diversa?
perché vivo questa cosa come se fosse una colpa? Perché ogni volta mi sono punita dando una versione sbagliata di me stessa? Col tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità e che alla domanda perché io sono io c'è già la risposta, perché io sono io. Io sono quella che quando ancora mi fanno una domanda sul razzismo mi viene da rispondere così: prendete dei bicchieri di vari colori e metteteci dentro l'acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone sceglierà il bicchiere trasparente, solo perché il suo colore ha il contenuto più limpido. Eppure, se proverete a bere da uno di quei bicchieri colorati, scoprirete che l'acqua ha sempre lo stesso gusto, fresco e vita. Perché siamo tutti uguali, oltre le apparenze. Sono quella che viene anche criticata. Le critiche non sono mai mancate e non mancheranno, sono inevitabili. Alcune sono costruttive, la maggior parte gratuite, altre, e non voglio fare la vittima, sono dei veri macigni. Io a fatica ho imparato che sta a noi dare il giusto peso. Sono stata accusata di vittimismo, di drammatizzare e di non avere rispetto per il mio paese. E questo solo per aver raccontato brutte esperienze che ho vissuto, per aver mostrato le mie debolezze e le mie paure. Amo l'Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, che per me è la più bella del mondo. Ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo paese in cui ripongo tutte le mie speranze di domani. Hope you have seen the video. So that is how blacks are. If they give us something small, this one, I think they just get some corner and just give her something small. And she started reacting different way. It's not like someone last year she was saying she want to leave the team because they are saying she is black. Guys, it is high times we blacks, we open our eyes, because they will do you something and then they will send you backwards, back door. At the end of the day, you will come back and you'll be defending them. So guys, this is all I have for you today. Until we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace out.